giovani in festa, hanno parlato, hanno fatto politica tra di loro, si sono spiegati, hanno approfondito i temi della politica, hanno dedicato anche una messa ai caduti della guerra del 15-18. Questa è la Lega Nord, anche con noi questa mattina come Lega Nord abbiamo inaugurato in supporto ovviamente all'amministrazione comunale del comune di Carrù un monumento, quello del Buegrasso, dove è stato ripristinato il Sole delle Alpi, tolto dall'amministrazione di centrosinistra 5 anni fa e rimesso ovviamente da un'amministrazione di centrodestra, ovviamente anche leghista, ripristinato questa mattina. Io vorrei però da subito capire i ragazzi che cosa hanno approfondito questa mattina attraverso questo dialogo tra di loro, partecipando sia alla messa ma nello stesso tempo parlando anche di politica attiva, con la presentazione di un libro di Clemente Topino sulla vita di Langa. Sì, questa mattina abbiamo assistito prima di tutto alle 9:30 alla messa, per dimostrare che noi giovani non magari usciamo il sabato sera, ma siamo in grado di alzarci presto con la forza di volontà e venire su in Alta Val Braita a seguire una messa. Poi è seguito la presentazione di questo libro che rappresenta la vita dello scrittore, la giovane vita dello scrittore nelle Langhe. È seguito poi il pranzo con gli interventi dei politici, che ha dimostrato ancora una volta come i giovani siano così vicini ai nostri politici e alla politica in generale. Bene, abbiamo con noi che è appena arrivato il nostro consigliere regionale Federico Gregorio, che lo voglio qua vicino a noi, che sicuramente ci dice dove arriva, proprio per far capire che la Lega ogni giorno è sul territorio. Oggi siamo a Lemma, siamo stati ad Alba, siamo stati a Carrù, siamo stati a Narzole, siamo stati a Chierasco, siamo stati a Cervera in questi giorni, a dimostrazione che noi siamo molto sul territorio, ma lo facciamo anche in modo naturale. Per noi è normale essere in mezzo alla gente, perché ogni volta che con i giovani, con i rappresentanti locali, con Stefano, siamo a delle manifestazioni, vuol dire incontrare sindaci, vuol dire incontrare amministratori, vuol dire incontrare persone che ti pongono le problematiche del territorio. Non tutto è risolvibile, alcune cose si risolvono all'immediato, altre si cercano di risolvere con gli uffici regionali, provinciali, comunali, ma l'importante è poter ascoltare la gente, dedicare alla gente quel giusto tempo che ci ha dato sia per fiducia sia col fuoco. Ma per noi, ripeto, diventa naturale. Lo dimostra Stefano la stampa di oggi. Guarda ragazzi, oggi è stata una soddisfazione vedere la stampa di Cuneo che intitolava Giorgio Bergesio, Gianna Gancia e Roberto Cota ospitano Tavolo Leghista, ospita il presidente del Senato Schifani. Guardate, è una soddisfazione incredibile. Tutto questo, anche l'erosione della sinistra nel vedere questa foto, è impagabile. Per tutto il resto c'è Mastercard, ma insomma. Bene, salutiamo anche Alberto Brignone che ci ha appena lasciati perché doveva portare la fidanzata a scuola giù in quella di Torino. Grazie anche lui, stiamo organizzando una scuola politica che partirà da gennaio-febbraio, una scuola formativa che sicuramente avrà l'obbligo di insegnare a responsabilizzare, insegnare cosa vuol dire amministrare il nostro territorio a questi giovani che sono il nostro futuro e saranno i prossimi sindaci e amministratori della nostra città.